Siamo ai piedi del Gianicolo, nel quartiere residenziale di Monteverde a Roma, a due passi da Trastevere. Da 10 giorni così. Un pochino di più, però è sempre così, è sempre sta questa quantità. La situazione non cambia se ci spostiamo in via di Porta Maggiore, non lontano da Termini, per non parlare della periferia. Questo è un video girato da un residente di Torbella Monaca. I nostri impianti di trattamento dei rifiuti sono saturi, quelli che funzionano ancora, altri sono proprio bloccati. Quindi diciamo, è proprio un sistema che andrebbe studiato e poi implementato. In via Mario Fani, come se non bastassero materassi, stendini, decine di sacchetti di spazzatura per strada, ci siamo imbattuti anche in oggetti che, se dovessero finire nelle mani di un malintenzionato, diventerebbero molto pericolosi. Male, molto male, malissimo. Esattamente così, sarà quasi una settimana che non passano proprio a prendere nulla. Sono scioccata. Lei da dove arriva? Bologna. Io sto a via dei giornalisti, sono passati normalmente, qua non mi pare. Anche in zona Balduina, altro quartiere della Roma Bene, i cittadini da giorni combattono con l'immondizia per strada. Abbiamo telefonato, dice che non ci sono i spazzini. Questi sono invece i cassonetti di via Aurelia, una delle porte d'accesso alla capitale. Fonti dell'AMA da noi interpellate dicono che da quando la discarica di Malagrotta è stata chiusa, i rifiuti vengono mandati in 4 diversi impianti romani che già di per sé non hanno una grande capacità di trattamento. Da inizio anno, inoltre, ci spiegano sempre dall'azienda dei rifiuti, si è registrato un aumento della produzione di scarti. Le due cose insieme, saturazione degli impianti e sovrapproduzione di rifiuti, hanno provocato tutto questo. Dall'AMA ci garantiscono che sono al vaglio soluzioni per rafforzare le capacità di trattamento degli impianti, che saranno predisposti dei turni supplementari di servizi di raccolta laddove ce n'è bisogno. C'è da capire con quali persone, visto che i dipendenti andati in pensione negli ultimi anni, circa un centinaio, non sono stati sostituiti. Al momento l'unica cosa da fare è appellarsi alla buona educazione. Buttano direttamente fuori senza manco fare il giro dalla strada e buttare dentro i secchi. Perché magari i secchi sono mezzi vuoti. A parte inciviltà,